Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, c'è stato un big aggiornamento del sito di Guitar. Andiamolo a vedere. Allora, l'aggiornamento è stato per lo più grafico, ancora devo postare le nuove news, però come vedete, cioè, il cambio è stato davvero radicale. Ora, per fare un prima o dopo è un po' difficile. Ecco, così era come era prima, molto diciamo semplice, molto brutto. Mi piaceva molto questa trasparenza, però è meglio così. Qua potete condividere, ottieni link, qua copia link. Qua potete iscrivervi, mettete la vostra email ed è tipo una newsletter. Finalmente potete cercare in tutto il blog anche da telefono. Ecco, tutte le cose di WhatsApp. E inoltre in fondo alla pagina, anche per mobile, ci dovrebbe essere. No. Ci dovrebbe essere. Adesso prendiamo un articolo a caso. Eccolo. Qua potete tradurre l'articolo in qualsiasi lingua desiderate, in caso se serve in automatico. Bellissimo, a me piace molto perché è stondato, è diciamo molto più moderno, molto fatto meglio, poi ho questo sfondo dietro, ogni articolo è personalizzato, ho il tasto indietro, ecco un altro, vedete, lo sfondo è personalizzato, qua c'è la cosa, poi il tasto menu, che come sapete per chi sta su Telegram è diventato molto più importante, è diventato più carino, qua contatti, offerte. Nel canale YouTube qua potete scaricare l'app del sito Android e qua c'è il tutorial per scaricarlo e qua ci sono i termini di servizio, leggeteli, vabbè, in caso, ecco qua, fermate il video. Allora, ho trovato sul Questi qua sono tre giochi che diciamo ho trovato online e che ho modificato tantissimo. C'è Tetris, che vi consiglio sempre di andare sui tre puntini e zoom indietro. Ecco, e funziona con le freccette. Ok, ed è Tetris. Reimposta. Famo così, se non mi sparisce. Pure ostacoli, dovete cliccare su accelerate per saltare. Ora è un po' fixato, però con questo aggiornamento grafico si è un po' buggato Tetris invece. Questo qua è Tris, funziona diciamo bene, Winner is all. Con il telefono, vabbè, funziona sia sul telefono sia sull'app, vi consiglio l'app per le prestazioni. E il computer, cioè solo per computer. E vedete qua, tre titoli particolari, infatti ho trovato su scratch.io dei codici HTML per programmati con Scratch, per chi non sapesse cos'è Scratch. È un programma per imparare a programmare. Ma si può ecco, si è caricato. Questo qua funziona anche per solo sull'app, a quanto pare, però per telefoni diciamo un po' più prestanti. Qua, se siete da computer, vi consiglio di zoomare per questo titolino. Vedete, è Windows, però l'export, scusate il rendering, però è così. Ecco, è tipo un Windows particolare, qua c'è pure Paint,
Non c'è vento, però prima c'era, vi giuro che prima c'era. Calcoleto 8 per 9 uguale 72. Vabbè, e niente. Vabbè, presenta dei bug, però è sempre particolare. Torniamo indietro. Al menu c'è anche Minecraft in 2D, questo funziona. Ho sbagliato. Sì, ho messo due volte lo stesso link. Interrompo un attimo e sistemo. Ecco, fatto, ho sistemato. Refresh. Minecraft 2D, perfetto. Sta caricando e ricordo che potete condividere, commentare, qua c'è il link per originale. Ecco, ne so, new game. Chiamiamosi Steve Flat, famo. Creative. Dove? Zoomiamo un pochetto. Ecco qua. Con il mouse poi il campo, puoi piazzare i blocchi, puoi romperli. Adesso sta in creativo, eh? Posso volare con la tastiera e con i tasti normali di Minecraft posso volare. Vabbè, poi agar.io che funziona anche per mobile, io sono felice che funziona anche per mobile, soprattutto per l'app, che mi è costata tanto spazio, e fatemi sapere della grafica, soprattutto dello sfondo. Però sono stupido. Fixato. Ora refresh, aiuto. Agar.io. Il famosissimo gioco che andava. Questo qua funziona anche per mobile. Non mi piace tanto l'audio, se riesco lo modificherò. Potete muovervi. Cioè con il mouse come il gioco originale, come Slither.io diciamo, diventate sempre più grossi e se andate contro a un giocatore perdete. Cliccando qua andate sull'originale su scratch.com oppure nel primo commento fatto da me. Ecco qua il link proprio per il giochino. Spero che vi piaccia questo nuovo big cambiamento. Da domani partiranno anche gli a ripostare le notizie. E, grazie per la visione.